mi interesso sia di filosofia che di tradizioni, di folklore, di teologia, religioni. Sono un appassionato di montagna, mi interessa l'erboristeria, mi interessa il tema della trasformazione intesa anche come passaggio da uno stato ad un altro. Mi interessa molto il movimento ciclico che coinvolge un po' tutto ciò che esiste sul mondo, che porta ogni cosa a passare da uno stato di buio ad uno di luce in maniera continuativa. Il processo dell'opera alchemica spiega molto bene, insomma, intanto l'idea di trasformazione, quindi di partire da una cosa per farla diventare un'altra. L'attività dell'alchimista era questa, quella di simbolicamente di riprodurre con la materia l'elevazione spirituale dell'uomo. Un lavoro per certi versi utile che può fare un artista è quello di continuare a dischiudere elementi nascosti nel mondo conosciuto senza dover necessariamente aggiungere ancora delle cose. Anzi, forse la cosa più inutile è aggiungere delle cose quando già viviamo in un mondo strapieno di cose. Io lavoro su un tema e poi cerco di dargli la forma più vicina alla sua stessa natura, la forma ad esempio del suono. Altri progetti si materializzano in una foto, altri in un video, altri in un testo scritto. Ad esempio, il progetto di Mera era necessario che si realizzasse così a metà tra una documentazione video e una parte installativa. Così il tema dell'immersione è riferito soprattutto a un ritrovamento archeologico. Mi interessava da questo punto di vista per l'idea di qualcosa che dal passato riemerge nel presente. Che sia un'idea simbolica, sia un'idea di fatto, perché in effetti ci sono degli elementi materiali che da sottoterra vengono scoperti e riportati alla luce. E questo è un aspetto su cui lavoro spesso, l'idea che comunque la materia già contenga in sé le proprie simbologie. Vedendo un vetro trasparente capiamo l'idea di trasparenza, il concetto di trasparenza. Così come avendo una fonte di luce come il sole, capiamo il concetto di luce e di illuminazione. Gli elementi che si trasformano da liquidi a gassosi ci spiegano l'idea di sublimazione, no? Quindi qualcosa che da essere materiale diventa etereo. E quindi un tema su cui lavoro spesso è proprio questo, l'idea di comunicare un contenuto attraverso la materia che si spiega già da sé. E sono tutti argomenti che ho affrontato in questa mostra qui, che è l'imen, limite inteso sia come confine da oltrepassare, sia come limite entro cui stare. Come prima cosa da fare per avvicinarsi a un'idea di comprensione è quello di, anziché di avvicinarsi all'oggetto che si vuole capire, di allontanarsi. È la tua stessa presenza fisica a limitare la tua visione di una cosa, perché più ti avvicini, più lo copri. Quindi l'invito innanzitutto è quello di allontanarsi. L'altro invito che facevo in questi lavori è appunto quello di cercare di non farsi incantare, insomma, dal mondo così come si presenta, è usato un espediente in un lavoro per parlare di questo, che sono i rebus. Ho ripreso i rebus che ci sono sui giornali, quelli di enigmistica, così, li ho ridisegnati identici agli originali, a biro, un po' più grandi. Però li ho privati delle lettere o dei numeri che di solito servono come chiave di interpretazione per svelare un significato nascosto nell'immagine, esattamente come quando ci affacciamo dalla finestra e vediamo uno scorcio di balcone. Il fatto che tutto sembra al suo posto non lascia supporre nessun significato ulteriore, però così come lì basta aggiungere una chiave di lettura che emerge un significato completamente diverso. L'invito e la ricerca che faccio io stesso è quella di cercare le chiavi di lettura per svelare possibili significati ulteriori che le cose hanno, anche se sembrano così drasticamente al loro posto, insomma.